riconosciuta sia dall'Accademia dei Maestri d'Armi Internazionale che dall'Accademia di Napoli, cosa molto importante. L'Accademia di Napoli è l'unico ente che rilascia il titolo professionale, quindi che identifica voi come professionisti nel settore armato, cosa che attualmente è fondamentale, perché come vedete c'è un marasma di gente che qua insegna con le armi, che non ha né arte né parte e rischia appunto di fare danni. Stiamo cercando di spingere questa cosa qua proprio per far sì che ci sia una sorta di tutela, in modo tale da evitare che chiunque possa insegnare qualche cazzata ad altri e possa poi fomentare appunto persone che non abbiano magari una buona, diciamo, capacità di gestione del proprio cervello e vadano a creare casino. Quindi questo è importante. Quindi la prima scuola dopo 122 anni, cioè il sistema della IOL è il primo sistema dopo 122 anni a essere riconosciuto dall'Accademia di Napoli e a livello internazionale, quindi gli unici che possono insegnare all'università e in apparati militari. L'Accademia Calcio, che lo farete qua con anni. Successivamente poi chi ha interesse per diventare un formatore, okay, quindi aprire un corso e insegnare, chiederà l'autorizzazione di poter procedere a fare il diploma di design, per il diploma per quanto concerne l'Accademia Internazionale di Napoli e l'Accademia Nazionale di Napoli, scusate, l'Accademia Internazionale dei Maestri d'Armi. In commissione, essendo sistema Sigma, Raiolo, sarò io con altri due istruttori già riconosciuti, in modo tale che così le persone che vengono sono competenti, sanno come si deve svolgere il percorso, l'esame. Cioè, io gli do un titolo a uno, perché mi dice ok, io voglio fare questo di professione, voglio insegnare il tuo metodo in maniera professionale, in maniera legale, a livello giuridico, e di conseguenza voglio avere tutte le carte in regola per poter svolgere una pratica professionale senza rottura di palle. Finché si parla di calcio e pugni, chiunque può fare quello che vuole, ma quando parliamo di armi, entriamo in un settore e in un argomento estremamente delicato. Fondamentale che quindi chi insegna abbia le caratteristiche per poterlo fare, perché se io trovo l'esaltato non lo vedo. Il concetto del coltello è lo stesso, io parlo di un'arma, perché noi non lo vediamo coltello per noi, è a tutti gli effetti un'arma. Non posso pensare che il coltello che utilizzo sia solo un oggetto comune. Qua dentro è un'arma e va trattata come tale. Ok? Bene, allora, prima forma, Raffaele prenderà il mio posto per i prossimi due incontri che avete, ok? Prima, come?
vada quelli in cui io devo in qualche modo tutelare, sarà o questa vada la direzione no, mi porre nella direzione della del vostro orario, no, è questo. Consiglio di un eventuale attacco. Mi rendo conto perciò qua magari lo stero non perfetto, cioè